Buongiorno, molti stanno aspettando la mia pubblicazione del test sul telescopio ASCAR 185 APO. Siccome in un posto dove mostravo la macchia di diffrazione a forte ingrandimento ci sono stati dei commenti discordanti. Da quei commenti ho capito anche che molti non hanno le idee chiare sui test sui rifrattori. Pertanto, prima di pubblicare quel video, mi tocca spiegare bene il test della stella artificiale mediante la fisica e la matematica della macchia di diffrazione, conosciuta anche come cerchi di diffrazione oppure come dischi di Airy. Alcuni li chiamano anche gli anelli di Newton, ma gli anelli di Newton sono dovuti alla rifrazione e non alla diffrazione. Sapresti rispondere alla domanda chi ha scoperto i dischi di diffrazione? Non è Airy, Airy ne calcolò le caratteristiche matematiche fisiche e quindi chi è stato a scoprire e a scrivere degli anelli di diffrazione? È stato Leonardo da Vinci. Adesso andiamo a leggere le sue parole direttamente sul libro L'ottica di Leonardo. Gli parrà vedere un circolo più luminoso e dopo quello splendore vedrai un circolo scuro. Di poi, questo circondato da un circolo che ritiene un poco di chiarezza, e questo ben si vede in campo oscuro. Qui Leonardo stava descrivendo cosa vedeva quando osservava una stella attraverso il foro riportato su un cartoncino. Su questo ci farò un video e vi mostrerò anche l'effetto che Leonardo stava vedendo. Ho già realizzato un foro stenopeico e una stella idonea per questo tipo di scopo e quindi farò un kit per riprodurre l'esperimento di Leonardo. Non solo Leonardo scoprì la macchia di diffrazione, ma ne spiegò anche il motivo. Come lui riuscì a scoprirlo, ve lo dirò, perché su questo particolare nessuno ne ha mai parlato, ma siccome io costruisco i fori stenopeici, è la mia materia, sono riuscito come costruttore a capire come sia riuscito Leonardo a comprendere a cosa era dovuto la macchia di diffrazione. Pertanto, per chi non è iscritto, vi invito a iscrivervi al mio canale così potete essere aggiornati quando farò il video. Per il momento vi invito ad ascoltare e vedere ciò che vi mostrerò perché quello che andremo a vedere tra poco non ne avete mai sentito parlare. Sempre in quel posto dove mostravo l'immagine della stella artificiale ad alto ingrandimento e in alta risoluzione, qualcuno mi ha chiesto di rifare il test, ma fatto bene. Chiedo scusa a chi ha fatto il commento, ma non sono riuscito a capire che cosa voleva intendere fatto bene. E adesso ne parleremo, lo vedremo perché non sono riuscito a capirlo. Prima di continuare, devo fare una premessa molto importante. I test delle ottiche dei riflettori sono una cosa e i test delle ottiche dei rifrattori sono un'altra cosa. Il famoso fisico ottico Vasco Ronchi affermò che si poteva considerare perfetto uno specchio ottico se la sua precisione era di almeno un quarto di lambda. Lo specchio veniva considerato perfetto se la sua precisione era di almeno un quarto di lambda. Mentre per le ottiche a rifrazione, disse: un'ottica è perfetta se la sua lavorazione è di almeno mezzo lambda. Quindi, rifrattore.
Sapreste dirmi perché in effetti per uno specchio è richiesto almeno una precisione di un quarto di lambda, mentre per un rifrattore ne serve almeno la metà? È semplice, perché nello specchio un errore si raddoppia. In una lente un errore si dimezza. Per chi non l'avesse capito, posso farci un apposito video su questo argomento. Fatta questa breve premessa, partiamo con una domanda. Cos'è possibile vedere con il test della stella tradizionale o con la stella artificiale in bassa risoluzione a luce bianca? È possibile vedere l'allineamento, oltre a vedere se ci sono grandi o medi difetti di lavorazione. Una seconda domanda che adesso ci poniamo è: cos'è possibile vedere con il test della stella artificiale in alta risoluzione? Col test in alta risoluzione a luce monocromatica possiamo controllare ogni singolo aspetto della lavorazione. E sui rifrattori addirittura possiamo vedere la qualità e i difetti del materiale su ogni millimetro quadrato della superficie delle lenti. Quindi sarà possibile vedere l'omogeneità dell'impasto ottico e la tensione del vetro. Sappiamo che dalla proprietà della macchia di diffrazione si può ricavare una formula empirica del potere risolutivo del telescopio e anche dell'occhio. Adesso non ci addentriamo nella relazione macchia di diffrazione potere risolutivo, in quanto per questo argomento ci devo fare un apposito video dedicato. Infatti già questi video di cui vi sto citando già me li sono appuntati. Leonardo e la macchia di diffrazione, la diffrazione e il potere risolutivo sono degli argomenti correlati a questo argomento. Per far capire a tutti, in questa parte andremo sul pratico. Dirò solo una formula in modo da poter introdurre un semplice concetto che è la base matematica di questo test. La luminosità al centro della macchia di diffrazione è direttamente proporzionale al quadrato della superficie libera dell'obiettivo e inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza d'onda della radiazione impiegata. Questa formula ci dimostra che la macchia di diffrazione è direttamente legata al quadrato dell'intera superficie dell'ottica, quindi tutta la superficie dell'ottica entra in gioco nel rilevare quello che andremo a analizzare millimetro per millimetro quadrato e anche oltre. L'informazione che ci dà la stella artificiale in alta risoluzione ci dice vite e miracolo di quest'ottica. Naturalmente, se la si sa interpretare. In effetti, se noi andiamo a vedere questo telescopio a bassissimo ingrandimento, quindi a pochi cerchi di diffrazione, in pratica è perfetto. Visto così, sembra perfetto. Ma il cliente che me lo ha portato lamenta un problema. Le stelle vengono riprodotte con una coda. Vediamo invece cosa succede se ingrandiamo. L'immagine non è sfocata come alcuni commentavano. Un commento del genere senza scaricare e ingrandire la foto denota che non conoscono questa tecnica e che la loro attrezzatura non consente l'alta risoluzione. Attenzione, vedete questi quattro dischi di diffrazione sovrapposto alla macchia di diffrazione primaria. Sapete che cosa sono? Questo è il fenomeno della diffrazione di spigolo. Anche su questo ci devo fare un apposito video a parte, perché è un fenomeno complesso che necessita di spiegare prima gli integrali fresneliani, la spirale di Cornu e la teoria della camera obscura, di cui sono molto esperto, essendo costruttore di fori stenopeici, come vi ho detto prima. Naturalmente, ora sarete curiosi di sapere che cosa sono questi cerchi. Non vi farò aspettare la pubblicazione del video, perché dove vi spiego come si formano e quant'altro.
Questi sono nient'altro che la polvere presente sul telescopio dall'interno. Naturalmente andrò a pulirlo e vi faccio vedere. In effetti corrisponde esattamente alla loro posizione ma speculare. Quindi quello che stiamo vedendo sulla superficie in effetti è quello che c'è in quel punto. Osservate, se io faccio vibrare il telescopio, questi anelli di diffrazione si muoveranno insieme alla macchia di diffrazione primaria, perché è in quella posizione. Questo primo riscontro pratico che abbiamo appena fatto ci ha mostrato dal vivo che tutta l'area della lente è interessata al fenomeno diffrattivo e rifrattivo. Ciò che vediamo in questo momento è l'interferenza ottica alla propagazione ondulatoria dei fotoni, e questo lo si osserva in ogni singolo punto della superficie dell'obiettivo. Grazie a questa tecnica, mediante la stella in alta risoluzione, possiamo osservare la qualità di lavorazione nei minimi particolari. Siccome il tubo è un tripletto, è centrato perfettamente? Non proprio. Lo vedremo anche, perché a bassi ingrandimenti sembrava perfetto. Quindi, oltre a riscontrare il centraggio perfetto dell'ottica in maniera estremamente precisa, possiamo vedere la qualità dell'impasto ottico e le tensioni presenti sul vetro, che sono di gran lunga più importanti dei difetti dovuti a una lavorazione non precisa. Questo già l'ho spiegato in diversi video. Vi invito ad andarla a rivedere oppure. Ci faccio un nuovo video dove lo spiego meglio perché non tutti riescono a capirla la prima lezione. Questo tipo di analisi che vi mostrerò lo possiamo paragonare a un TAC. Questo è un TAC. Naturalmente, se noi da inesperti l'andiamo a vedere non ci capiamo niente, ma il dottore che opera su questa apparecchiatura è istruito e sa interpretare questo risultato. La stessa cosa è capitata quando io ho mostrato questo tipo di immagine, ma non tutti l'hanno capita. Se uno non sa una cosa, non è un problema, c'è sempre da imparare, non bisogna vergognarsi di non sapere. È la base della conoscenza il non sapere, come ci insegnò Socrate. C'è anche da dire che molte informazioni che si conoscono sui test derivano dai test degli specchi, ma le ottiche a rifrazione sono un'altra cosa, richiedono altri tipi di conoscenze perché è importante vedere che cosa succede a un raggio rifratto. Adesso vi mostro i difetti di questo obiettivo che non sono visibili con pochi anelli di diffrazione e nemmeno con una comune stella, perché c'è la turbolenza atmosferica che ne riduce di molto la risoluzione. Vedete queste linee nere? Eppure sono queste che genera il pennacchio. Dopo vedete delle zone più chiare e più scure? Sapreste spiegare che cos'è? Perché ci sono zone più chiare e più scure? Se era uno specchio, erano omogenee, se lo specchio, naturalmente, l'alluminatura è nuova. E questo ve lo dovrò spiegare in un altro video, perché adesso si sta facendo molto tardi. Naturalmente, le cose importanti da vedere nel test sono: primo, il controllo delle zone con intensità più chiare e più scure e la loro disposizione. Per secondo, dovremmo controllare i contrasti degli anelli di diffrazione nelle varie zone, perché il contrasto ci dà altre informazioni importantissime. Analizziamo l'immagine. Vedete, qui abbiamo una zona poco contrastata. Anche qui. E qui. Sapete spiegare perché ci sono zone con minore risoluzione? Anche su questo c'è da fare una specifica lezione.
Punto terzo, siccome la zona centrale e i bordi di un obiettivo sono i punti più critici della lavorazione, dobbiamo analizzare bene il centro e i bordi per vedere quando si discosta dal cerchio perfetto. Mi pare ovvio che l'analisi della qualità dello strumento va fatta alla migliore risoluzione possibile. Siccome l'obiettivo ha un diametro di 110 mm, ingrandiamo bene l'immagine per vedere fino a che punto è corretto. I dischi di diffrazione vicino al centro non sono regolari. La parte non precisa interessa un diametro di meno di 3 mm. Inoltre ci sono delle zone con meno risoluzione. Questa immagine è per caso sfocata? Avete visto mai dei dischi di diffrazione con questa precisione a questo ingrandimento? Osservate bene la risoluzione. Al centro abbiamo il disco di piena luce, quello bianco centrale, veramente non è ben preciso, la cui dimensione a questo ingrandimento è di soli 0,1 mm, quindi un decimo di millimetro. Richiamo la vostra attenzione per dirvi che qui stiamo vedendo l'obiettivo alla massima risoluzione. Stiamo controllando la qualità dell'ottica nei minimi particolari. Se osservate, la zona centrale non è precisa e non potrà mai essere visto con pochi anelli di diffrazione e nemmeno se non si dispone di attrezzature in altissima risoluzione. Ora facciamo un altro test su un altro telescopio in modo che potete capire in effetti che in alta risoluzione è tutta un'altra cosa quando si testano i rifrattori. Qui abbiamo un obiettivo, un 150 mm f7 con tripletto apocromatico che se visto a questa risoluzione con pochi anelli l'immagine è perfetta. Adesso scatto una foto così vi posso far vedere. Guardando il test così fatto si potrebbe dire che è buono. Si vedono le tensioni dovute alle viti di collimazione troppo serrate, però il cliente che me lo ha portato lamenta una bassa risoluzione. Allora, cosa c'è che non va in questo tubo ottico, che non si vede? Per capirlo bisogna aumentare la distanza dal fuoco in modo da avere un alto ingrandimento. Proprio come ha disegnato Leonardo da Vinci, rivediamo il suo disegno nel foglio 705 del Codice Atlantico. Ad una maggiore distanza di proiezione cresce anche il suo ingrandimento. Questa è l'immagine massima ottenibile a pieno sensore. Avete capito il difetto di quest'ottica che prima non si vedeva? Tutta la superficie è talmente bucerellata che i cerchi di diffrazione spariscono a poca distanza dal bordo. Adesso sono ben visibili le tensioni dovute alle viti di collimazione serrate. Non solo si vedono benissimo, ma si capisce e si può misurare la loro penetrazione. Vedete come deforma e spezzi i cerchi di diffrazione? Comunque, vediamo il vero problema che ha questo telescopio. Esso ha un tripletto con vetro alla fluorite FPL51. Sapete che questo vetro a bassa dispersione marcisce se va in contatto con un'atmosfera acida? Ne ho parlato nel mio video sul cannocchiale anallattico. Comunque tornerò ad approfondire questo argomento. Concludo dicendo che i test sono una cosa seria. In un prossimo video mostrerò come in effetti un telescopio con difetti mostra una risoluzione molto più bassa rispetto a un telescopio che sta messo in ordine. A proposito, sto costruendo uno strumento per misurare la risoluzione reale, perché è una cosa la risoluzione teorica, ma è un'altra cosa la risoluzione reale. Vi do un altro consiglio: quando dovete riparare un telescopio, testare un telescopio, analizzarlo, affidatevi solo a personale qualificato
esperto, cioè a personale che è costruttore in effetti. Non vi affidate direttamente a improvvisati, a venditori che non ne sanno niente di queste cose. Infatti l'abbiamo visto più volte, queste diciamo cose che vi ho detto, voi non l'avete mai sentita parlare. E quindi la loro competenza lascia il tempo che trovo. Una cosa importante se vi affidate a una ditta. Andate a vedere la sua visura camerale. Questa è la mia. Alla voce attività esercitata c'è scritto fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione. Sono io. Quindi affidatevi solo a professionisti che fanno quel lavoro. Anche perché un test o un certificato fatto da persone non qualificate che non fanno quel lavoro non hanno valore. Inoltre un certificato per avere valore deve essere effettuato con strumenti certificati. Dimenticavo di citare le fonti. Per quanto riguarda Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, per l'ottica, l'obiettivo è Ottica Industriale di Domenico Gentili, Ottica e Corso Complementare di Ottica di Vasco Ronchi. Grazie per avermi seguito, vi do l'appuntamento al prossimo video. Vi invito a iscrivervi al canale. Ciao!